Ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oddio, sto piangendo perché, oddio, ieri sera l'arbitro non ha fischiato rigore su Spalletti e quindi dobbiamo piangere tutti. Piangete pure voi, piangete tutti insieme, piangiamo e facciamo il funerale al Crotone, perché adesso per colpa del Pescara si è comprato la partita. Oddio, il Crotone retrocede, ha detto Frenna che il prossimo errore arbitrale smantella la squadra, non fa giocare più i giocatori, Stroppa non fa più le conferenze stampa. Oddio, piange tutti quanti, piange. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti qui sul mio canale. Stasera ci facciamo un bel video Crotone Pescara, il giorno dopo. Allora, raga, mi rivolgo veramente a tutti i tifosi della Serie B, di tutte le squadre. Questo non è un video per il Pescara, pro Pescara, contro il Crotone, contro il Brescia o contro le altre squadre. Quindi spero che tutti i tifosi di tutte le squadre del campionato di Serie B apprezzeranno questo video. Quindi, raga, mi raccomando, pollice in su, supportatemi, lasciatemi il like e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al mio canale. Qui sotto c'è il pulsante iscriviti, clicca poi e attiva la campanella in modo che ti arrivano le notifiche quando carico nuovi video. Bene, vi ricordo sempre a tutti che vi lascio in descrizione il link Pescaresi Convinti per i tifosi del Pescara che vogliono unirsi a noi su Facebook e la mia pagina Instagram e Facebook. Cliccate, iscrivetevi e seguitemi. Allora, raga, ieri il Pescara ha vinto 2-0 a Crotone. I tifosi del Crotone, il Crotone stesso, stanno ancora piangendo, perché in pratica l'arbitro li ha sfavoriti, che c'è il rigore su Spalletti, che probabilmente il gol di Monachello era in fuorigioco di 2 mm e quindi stanno ancora a piangere, stanno ancora a fare i piagnistei più assurdi. Parliamo della partita. Allora, prima cosa, premesso che il Pescara non ha rubato niente, punto 1, che il Pescara è riuscito a fare 2 gol, li ha segnati, il secondo tempo ha gestito la partita nel migliore dei modi, è andato vicino al gol più volte, ci ha provato Crecco, ci ha provato da fuori area, non ricordo il tiro di chi è stato, ci abbiamo provato alla fine con quell'azione in contropiede dove Sottile si è infortunato e non è riuscito a concretizzare e l'azione è finita con un non nulla. In pratica era un'occasione importantissima quella, di fronte a tu per tu il portiere, non tiri, aspetti arrivare il compagno, lasciamo perdere pure quello. Ma per quanto riguarda il primo tempo, io già ho detto nel video di ieri che secondo me il Pescara è andato in vantaggio con il risultato di 0-2, però era un risultato bugiardo. Perché? Perché la Cremonese aveva beccato 2 pali, perché probabilmente, forse ho detto che c'era un rigore, quello di Sottil atterrato da Scognamiglio. Alt, fermi tutti, ho rivisto le azioni. Allora, ora voi mi dovete dire, onestamente, se riguardate l'azione dal calcio d'angolo, cross in mezzo, Pettinari prende e atterra un difensore del Pescara, ma non è quello un fallo in attacco? Scusatemi, prima che la palla arrivi sulla testa di Sottil, che poi subisce il fallo a Scognamiglio, prima ancora, ripeto, guardatevi l'azione, Pettinari al centro area prende e atterra il difensore del Pescara. Quindi, tifosi del Crotone, prima che incominciate a piangere, prima che state lì a fare oddio, la rigore incredibile, non ci hanno dato il rigore, ci stava un fallo per il Pescara, l'azione andava interrotta 4, 5, 10 secondi prima che
Luca Pelom di chi cazzo era là, di Spolli, subisse il fallo di Scognamiglio, perché Scognamiglio è vero che gli fa fallo, ma anche qui ci avrei da ridire io, perché guardando l'azione ci si accorge che nel momento in cui parte il cross da calcio d'angolo, Spolli spinge Scognamiglio indietro e prende quel metro che poi si ritrova davanti, dove Scognamiglio poi lo trattiene per la maglia. E quello non è un altro fallo? Prendi Spindoni via? Due falli ci stanno del Crotone prima che Scognamiglio commette il fallo, dove tutti quanti hanno gridato allo scandalo. Allora, prima di gridare allo scandalo, ma lo guardate voi i vostri giocatori che hanno fatto e che cosa hanno combinato? Che poi l'arbitro non abbia dato il rigore, che il fallo di Scognamiglio era grande come una casa, questo è fuori ogni dubbio. Però prima di incazzarvi, prima di... Allora, facciamo a porte invertite. L'arbitro fischia il rigore, per voi rigore netto, non si può contestare. Allora, noi tifosi del Pescara, poi saremmo tutti incazzati perché l'arbitro non ha fischiato due falli ai giocatori vostri. Sui nostri? Facciamo a porte invertite. Lo facciamo a porte invertite. Rigore concesso. Io da tifoso del Pescara mi incazzo perché Pettinari ha fatto fallo prima in mezzo all'area e Spolli spinge Scognamiglio prima di subire il fallo, poi di Scognamiglio che lo tira. Questa è la verità dei fatti. Poi, se vogliamo continuare a dire che il Pescara ha rubato, che è l'arbitro favorito, che è stato uno scandalo, tutto quello che volete, vabbè, continuate pure a dirlo. La verità è che in quell'occasione ci sono due falli del Crotone sui giocatori del Pescara e poi c'è il fallo del giocatore del Pescara su Spolli. Punto 1. Giusto per essere giusti. Seconda cosa, qualcuno ha detto che il fuorigioco di Scognamiglio, di Monachello era di mezzo metro, di, insomma, stava avanti. Qualcuno ha ipotizzato che Monachello, tracciando una linea in diagonale perpendicolare al campo, alle linee dell'area, si vede che Monachello presumibilmente sta un po' leggermente di poco avanti al difensore che in alto forse teneva in gioco Monachello. Bene, ma di quanto stiamo parlando? A tutti quanti dico, di quanto stiamo parlando? Di che fuorigioco stiamo parlando? Mezzo piede? Un piede? 20 centimetri? Una mano? 30 centimetri? Ma vi rendete conto che il guardalinea, nel momento in cui parte la palla, deve tenere d'occhio e deve guardare un difensore che sale e l'attaccante che scatta? E in quella frazione di secondo gli può sfuggire? Ma non parlo così perché io voglio andare a favore del Pescara. Vi faccio l'esempio. Pescara-Brescia. Secondo gol del Brescia. Punizione del Brescia in mezzo, Donnarumma la tocca a pallonetto dove arriva Romagnoli che segna. Nel momento in cui Donnarumma tocca il pallone per Romagnoli parrebbe essere in fuorigioco 10, 15, 20 centimetri appena appena davanti alla linea di difensore del Pescara. Io non mi sono incazzato in quella partita. Se vi ricordate, vi andate a vedere, se vi andate a vedere il video Pescara Brescia 5 pere, quello che ho fatto, andate a vedere che dico che non ci possiamo appellare a un fuorigioco di 10 cm, 15 cm, di mezzo piede, 30 cm, un braccio, un gomito, perché in un'azione del genere il guardalinee non ha l'occhio bionico che riesce a guardare, è umano, siamo esseri umani. I guardalinee e gli arbitri sono esseri umani, possono sbagliare, possono, soprattutto in queste situazioni dove il fuorigioco è di un pelo, ma non ci possiamo appellare a ciò. Quando il Pescara ha perso con il Brescia, non hanno fischiato al Pescara un calcio di rigore grosso come una casa su Scognamiglio, sul risultato di 3-0. Però se noi andiamo ad analizzare quel 3-0, vediamo che il Pescara va beccato un palo, che c'erano mangiati due gol a inizio partita, che il Brescia aveva fatto il primo gol sul rigore, e anche lì ci sarebbe da discutere perché non è sicuro che Canutè abbia toccato in quel momento l'attaccante del Brescia, o se l'ha fatto è stato un tocco involontario e leggero e il giocatore del Brescia è stato furbo a buttarsi a terra. Uno, prima cosa. Secondo, il gol è in fuorigioco. Terzo gol è stato un gol su azione dove la passarono sul secondo palo e va bene. Però se tu vai a vedere le azioni, il Pescara non meritava di stare 3-0 in quel momento, e sull'ipotetico, io parlo di ipotetico, risultato di 1-0, se non avessero dato i primi due gol, il rigore e il gol in fuorigioco di Romagnoli al Brescia, sul risultato di 1-0, se ci fischiava il rigore su Scognamiglio, forse la partita andava 1-1. Avete capito?
Poi la partita invece è andata, il rigore non ce l'hanno fischiato. Il Brescia ha avuto il secondo calcio di rigore di partita per il fallo giusto di mano di Balzano, e quindi sono andati sul 4-0. Noi abbiamo fatto il 4-1 poi, e loro alla fine hanno fatto il 5-1. Vabbè, non ci sta niente da dire. Però, come vedete, in tutte le partite ci sono degli episodi. Una volta per il Pescara, una volta per il Brescia, una volta per il Lecce. Perché se andiamo a parlare della partita di domenica pomeriggio, Lecce-Livorno, espulso il giocatore del Livorno per un fallo dove era già ammonito, secondo cartellino giallo, cacciato. Dopo un po', secondo tempo, sul risultato di 2-1 per il Livorno, con un Livorno già in 10, stesso fallo di un giocatore del Lecce ai danni di un giocatore del Livorno, giocatore del Lecce già ammonito, l'arbitro non l'ammonisce e non lo caccia. Allora anche lì la partita è stata indirizzata verso scusatemi, la Sebastiani non se ne va mai, è stata indirizzata anche quella partita verso un certo fine. Perché se tu sul risultato di 2-1 per il Livorno mi prendi e mi cacci un giocatore del Lecce e fai giocare le squadre tutte e due 10 contro 10, io non lo so se la partita del Lecce la vince. Allora anche lì il Lecce è stato aiutato. Anche altre partite, il Benevento è stato aiutato. In altre partite il Verona è stato aiutato. In altre partite il Brescia è stato aiutato. Ci sono squadre che stanno incazzate, come il Padova, come il Carpi, come il Crotone ieri, ma come il Cosenza pure tante volte è stato sfavorito anche il Cosenza, e si sono incazzati. Quindi è un campionato dove gli errori ci sono, ci saranno e ci sono sempre. Perché? Non perché è falsato, perché c'è una squadra che è favorita o ci sono delle squadre favorite, perché la categoria arbitrale della Serie B è scadente, sono scarsi, sbagliano perché sono scarsi. Quando tu vedi un arbitro come quello di ieri che non fischia quel rigore su Spolli, è perché non ha avuto le palle di fischiarlo. È un arbitro che ha fatto finta o di non vedere, oppure non ha avuto le palle di fischiare quel rigore, oppure probabilmente non ha visto la trattenuta del di Scognamiglio, perché gli stava di spalle e non l'ha vista la tirata di maglia. Potrebbe anche essere questo quello che io ipotizzo, perché se l'arbitro vede è impossibile che non fischi quel rigore. Che poi vogliamo parlare poi di Spolli che prende e si straccia la maglia e fa che gliela straccia pure la maglia, ma perlomeno questo ho capito che ieri è accaduto pure quello, che Spolli si sia stracciato la maglia dopo per farglielo vedere. Comunque stiamo parlando di errori arbitrali di tutte le partite. Non è che il Pescara se lo sia comprato, il Brescia se lo sia comprato. Ci stanno errori in tutte le partite, e nell'arco di un campionato gli errori si compensano. Il Pescara la settimana scorsa a Foggia non gli hanno fischiato un calcio di rigore al 94esimo, nettissimo a quanto pare, anche se secondo me, io continuo a dire che secondo me non era rigore, nel senso che il fallo Brugman l'ha subito dopo che già aveva tirato fuori. Gli altri, gli esperti di calcio e di regole, dicono che quello era un calcio di rigore netto. Perfetto, la settimana scorsa il Pescara al 94esimo doveva battere un calcio di rigore contro il Foggia e probabilmente avrebbe vinto 2-1 la partita. Non è stato penalizzato il Pescara la settimana scorsa. Con il Brescia ci sono stati penalizzati, col Pescara siamo stati penalizzati e con il Foggia siamo stati penalizzati. Ma durante tutto l'arco del campionato il Pescara molte volte ha subito degli arbitraggi al limite dell'oscenità. Io che vado allo stadio e vedo la conduzione degli arbitri, vedo degli arbitri che fischiano palesemente contro il Pescara. Allora dovrei pensare che ci sta in atto una combriccola, un qualcosa atto a far scendere il Pescara giù in classifica. Se dovessi pensare questo, non avrebbe senso continuare a tifare per le nostre squadre. Io per il Pescara e voi per la vostra squadra. Quindi non incazzatevi, non prendetevela. Guardate bene ciò che è successo. Vi ho fatto l'analisi ieri di quello che è accaduto in campo a Crotone. Ma il problema a Crotone è che stanno vivendo una stagione difficile, sono terzultimi in classifica, non riescono a vincere, e quindi adesso è facile anche dare addosso agli arbitri quando fanno uno sbaglio. Ma prima di dare addosso agli arbitri, raga, guardate bene in casa vostra. Avete un allenatore stroppa che fa giocare Benani regista. Ho detto tutto, quindi con questo ho detto tutto e voglio chiudere il video. Spero che abbiate apprezzato questo chiarimento e questo sfogo riflessione, perché sinceramente non se ne può sentire più nei vari social, su Facebook, nei gruppi, qui su YouTube. Il Brescia è favorito, il Verona, il Pescara, il Benevento, è quello, cioè basta. Viviamo il campionato per quello che è, viviamo questa Serie B
per quello che è un bel campionato, le partite sono tutte tirate, non ci stanno squadre materasso e i risultati non sono mai scontati. Quindi è una Serie B bellissima, godiamocela, viviamocela fino all'ultimo giorno. Io adesso vi saluto, mi raccomando raga, pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, sempre Forza Pescara e buona Serie B a tutti. Ciao!